Riders e benvenuti dal vostro MEDORS! Recentemente sul canale ho parlato spesso di moto turistiche, inquadrando diverse categorie e nuovi modelli pronti a farne parte. Finalmente, dopo svariati anni passati adagiati sugli allori, perfino i giapponesi di casa Honda hanno deciso di svecchiare i loro modelli, come è accaduto con la gamma CB500, e preannunciando l'arrivo di nuove moto come la CBR1000RRR, che dovrebbe vedere una nuova versione SP2 nel 2022 per tentare nuovamente l'assalto al mondiale Superbike, come è accaduto quasi 20 anni fa con la VTR1000. Molti appassionati di mototurismo attendono con ansia la nuova Transalp 850, predetta da diversi operatori del settore e che verosimilmente sostituirà l'attuale NC750X, mantenendo comunque a disposizione sia una versione con cambio manuale e sia una versione con cambio DCT, brevetto che ha decretato il successo commerciale di svariati modelli della casa dell'ala. Passando ai nuovi modelli realizzati fisicamente, è il caso di parlare di una tipologia di moto che in casa Honda mancava da un pezzo e che va finalmente a rimpiazzare le vecchie Cross Tourer 1200 e Cross Runner 800, in forze fino al 2020, ma comunque con una lunga storia e pochi aggiornamenti alle spalle, e che con la complicità del passaggio dall'Euro 4 all'Euro 5 sono state definitivamente abbandonate da Honda. La prima Touring Crossover, così Honda definisce la nuova NT1100, che utilizza il collaudato bicilindrico fronte marcia già utilizzato sull'Africa Twin 1100 e capace di erogare 102 cavalli e 104 Nm di coppia. Prestazioni non estreme paragonate ad una BMW S1000XR, ma comunque in grado di divertire il guidatore senza alcun problema anche con passeggero e tris di valigie. Questa NT1100 porta una sigla iniziale nota agli appassionati della casa dell'ala, presente sulle NT650V e NT700V, meglio conosciute come Deauville, e che nel primo decennio degli anni 2000 si rivelarono un'alternativa turistica più stradale rispetto all'iconico Transalp. La Honda NT1100 raccoglie il testimone e la conseguente sfida contro le Maxi Adventure, con lo stesso spirito delle sue antenate. Ma avrà le carte in regola per farlo? Prima di dare un'occhiata con più attenzione a questa moto per cercare di carpirne la tecnica e la filosofia che c'è dietro, è giusto chiedere: a chi si rivolge un prodotto simile? Beh, io direi che è un modello pensato per i motociclisti che oggi desiderano prestazioni, maneggevolezza, comfort in viaggio e un buon equipaggiamento tecnologico, ma non necessariamente legato all'immagine adventure delle moderne maxi enduro. Quello che cercano è semplicemente una moto con cui macinare chilometri con sicurezza, comfort e divertimento, sia nella guida di tutti i giorni che durante gli itinerari del weekend o in vacanza, anche con passeggero e a piano carico. Un altro aspetto importante è la calzabilità di questo modello rispetto alle maxi enduro. Basti pensare che la Honda CRF 1100L nella posizione più bassa è alta 85 cm, mentre su questa NT l'altezza sella è di 82 cm. Questo particolare in parte giustifica una linea pesante e bassa che rispetto ai rendering del web personalmente mi ha deluso. Non pretendevo una moto fatta e finita come il concept della splendida media 4 cilindri CB4, che sicuramente ha un'indole più sportiva ed estremizzata, poco rivolta al comfort, ma sicuramente avrei apprezzato qualche elemento più caratteristico, come ad esempio un bel forcellone monobraccio e in linea di massima una moto leggermente più scoperta sui fianchi e slanciata. Ma sto parlando di estetica: il movimento e la maggior protezione renderà i viaggi in sella più piacevoli e meno stancanti, e la linea meno slanciata favorirà comunque le vendite anche alle persone di statura umana. Il faro anteriore e l'ampia carenatura, a mio avviso, richiamano parecchio anche i maxi scooter XADV e Forza 750, aspetto che commercialmente potrebbe favorire le vendite anche per chi vuole fare il passaggio ad una categoria ancora superiore dei modelli di CT Honda. Sicuramente l'estetica non ne gioverà particolarmente di questo design, ma in termini di protezione aerodinamica la bontà di questa moto sembra intoccabile, con l'altezza e l'angolazione del parabrezza regolabili su 5 posizioni e la presenza dei deflettori frangivento, sia superiori che inferiori, che contribuiscono ulteriormente a proteggere il pilota da vento e intemperie. Un ottimo allestimento per la NT1100, che nel prezzo includerà il cruscotto touchscreen TFT da 6,5 pollici a colori con schermate personalizzabili. È dotato inoltre di connettività Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. Ma il pacchetto di accessori già di serie non finisce qui, infatti sono presenti cruise control, manopole riscaldabili, cavalletto centrale e ampie valigie laterali, sempre appunto di serie. La ciclistica è molto da compitino, senza particolari in grado di infiammare gli appassionati, ed è composta da un solido telaio a semi doppia culla in acciaio, da una forcella rovesciata Showa SFF BP a cartuccia da 43 mm regolabile nel precarico, e l'ammortizzatore posteriore con regolazione idraulica a pomello del precarico. Carico completano appunto il quadro del reparto sospensioni. L'impianto frenante invece è marchiato Nissin ed è costituito da doppi dischi anteriori da 310 mm, accoppiati a pinze radiali a 4 pistoncini, mentre il disco posteriore da 256 mm utilizza una pinza a singolo pistoncino. Il peso della bilancia per questo modello si ferma a 238 kg in ordine di marcia e sale a 248 per la versione DCT. Personalmente da un bicilindrico mi sarei aspettato un peso inferiore, soprattutto riportando il pensiero alla BMW S1000XR, che ferma la della bilancia
bilancia 226 kg in ordine di marcia, ma avendo due cilindri in più. Nonostante questa mia nota di disappunto, confido in un ottimo bilanciamento delle masse che renderà questa moto molto agile e fruibile anche in un contesto cittadino di casa lavoro. La dotazione elettronica è molto completa, partendo dal comando del gas throttle by wire, che interagisce con 5 possibili mappe motore: Urban, Rain, Tour ed infine abbiamo le modalità User 1 e 2, che offrono al guidatore la possibilità di impostare liberamente tutti i parametri. A corredo di queste possibili mappature vi sono ulteriori regolazioni specifiche, quali 3 livelli di erogazione per P, che sta per potenza, ed EB, che sta per freno motore, con il livello 1 che fornisce il massimo di entrambi i parametri. L'opposto per quanto riguarda invece il traction control e l'anti-wheelie, con il livello 3 che indica il massimo intervento. Il sistema DCT offre due approcci di guida distinti: il cambio automatico con schemi di cambiata programmati che leggono costantemente la velocità del veicolo, la marcia selezionata e il numero di giri del motore per decidere quando cambiare, e il cambio manuale MT per inserire manualmente la marcia utilizzando le palette al manubrio del blocchetto sinistro. Honda ha fatto dell'affidabilità e dei consumi ridotti un vero e proprio marchio di fabbrica, e nonostante il motore di cubatura elevata dichiara un'autonomia di 400 km grazie al serbatoio da 20 litri e ad un consumo medio di 20 km al litro. Un aspetto determinante per il successo di questa moto sarà il prezzo al quale si collocherà questa Touring Crossover, che se nell'ambito scooteristico, passatemi il termine, non incontrerà rivali nella versione DCT, ne incontrerà invece parecchi già presenti o in arrivo sul mercato per quanto riguarda la versione dotata di cambio meccanico tradizionale. Per esperienza da ex venditore del marchio Honda vi posso dire che le versioni medie DCT della piattaforma 750 rispetto all'Africa Twin 1000 e 1100 erano molto più gettonate da titubanti scooteristi affascinati dal mondo moto ma intimoriti dalla gestione della frizione. E le versioni DCT dell'Africa Twin rappresentavano per alcuni di questi clienti la naturale evoluzione del loro percorso motociclistico. Per i motociclisti tradizionali invece il discorso nella maggior parte dei casi è inverso. Il gusto alla guida dato dalla frizione tradizionale non è sostituibile, eccezione fatta per una minoranza di motociclisti stanca della frizione nel traffico e comunque appagata da un sistema raffinato come il DCT, ben diverso dal variatore di uno scooter e che con le palette dà comunque un bel gusto alla guida. Provato in prima persona, piacevole e ben fatto, con tanto di doppie automatiche in scalata date dallo schema del DCT, ma continuo a preferire le doppie fatte manualmente con la frizione. Tutto questo pippone sul mercato e utenti l'ho fatto per evidenziare le tipologie di clienti e gli eventuali mercati in cui potrà trovare posto la NT1100. Conoscendo Mamma Honda, questa moto, nonostante il grande risparmio ottenuto dall'utilizzo dello stesso propulsore dell'Africa Twin e a ciclisti che non da prima della classe, ma comunque oneste, alle quali però si aggiungono una buona parte di accessori già di serie, secondo me fermeranno il prezzo attorno ai 15.000 euro per la versione a cambio manuale e, come da prassi sugli altri modelli, ad un migliaio di euro in più per la versione DCT. Come detto in precedenza, la versione DCT non avrà troppi problemi sul mercato, ma la cambio manuale si scontrerà con colossi di vari generi, potenze e prezzi. Crossover abbiamo a risparmio tra virgolette la Tracer 900 GT, a 13.600 euro, completa di svariati accessori e componenti di pregio come le sospensioni elettroniche ed un bel 3 cilindri vigoroso e più potente del bicilindrico Honda. La BMW S1000XR costa quasi 18.000, ma offre veramente tanto e potrebbe togliere quote di mercato alla NT1100, per non parlare se poi cambiamo genere sulle più sportive sport tourer. Troviamo la Kawasaki Ninja 1000SX e la Suzuki GSX-S1000 GT, rispettivamente a 15.590 euro per la versione tourer della Verdone di Akashi e a 15.890 euro per la turistica sportiva di Hamamatsu. Un terreno molto insidioso in cui Honda dovrà giocare molto bene le sue carte. Spero di essere smentito sulla mia previsione di prezzo, ma dubito di trovare una moto del genere tra i 13 e i 14.000 euro, che sicuramente aprirebbero molto di più le possibilità di questa nuova NT1100. Sono comunque curioso di provarla, anche se non vi nascondo che ci sono altri modelli di questo genere che mi attirano molto di più. Ma voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti se questa moto è di vostro gradimento, oppure se anche voi siete in parte delusi come il sottoscritto. Alla fine sono state trasposte tante tecnologie copia e incolla, non ci sono grandi estri tecnici. Sicuramente sarà una gran tuttofare perché Honda su questo è maestra, però personalmente aspettavo quel qualcosa in più. Se non siete ancora iscritti al canale vi invito a farlo, attivando anche la campanellina, importante per essere aggiornati sui miei successivi caricamenti, altrimenti YouTube non vi avviserà mai. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici per fargli scoprire questa nuova Touring Crossover di Honda e per tirarli in ballo in questa bella discussione che stiamo creando. Per il resto, noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Dog!